Buonasera al pubblico di Live Sport Academy, siamo al circolo Andrea Doria dove sta per andare in scena Manchester City contro Celtic, valevole per la sesta giornata della Magnum Cup. Buon divertimento da Francesco Barbaro. Il Manchester City attacca da sinistra verso destra con la classica maglia celeste azzurra, risponde il Celtic con l'altrettanto classica maglia bianca a strisce orizzontali verdi. Il Celtic insegue ancora la prima vittoria in campionato, 0 punti in classifica, 6 invece i punti per il Manchester City. Calcio d'angolo con il sinistro, quindi all'interno, mette fuori bene la difesa, attenzione il numero 20, ce la rimbalza bene, si coordina benissimo, gran gol di Gianfranco Caroni che ha aspettato che il pallone scendesse e poi si è coordinato ottimamente con il destro, ha battuto il portiere avversario, quindi 1-0 per il Manchester City. Gianfranco Caroni in mezzo, la fa scorrere, trova il tiro, poi rocambolesco gol, ma tapin vincente in semi rovesciata da parte di Lecic che pareggia. Gran merito però va ad Alessandro Gomiero che da lontano, che ha fatto scorrere il pallone, poi ha tirato da lontano con una conclusione che ha messo in serie difficoltà il portiere avversario. Parte del gol è suo, poi però poi colui che ci ha messo la zampa è Valerio Lecic, 1-1. Calcio di punizione di seconda, seguito di un fallo del Celtic, Daniele Iodice sul punto di battuta, si allontana Milla, quindi lo Iodice andrà a battere lui stesso con il primo tocco. Lo Iodice prenderà in corsa, tiro, allora grande punizione ma grande risposta anche di Cianfanelli del Celtic, non era facile, ottimo intervento il suo. Ricomincia Manchester City Celtic, si riparte dal 3-1 del primo tempo. Paolo Zito che ha concluso con un diagonale di sinistro raso terra, battendo il portiere. 4-1 quindi. Ancora Zito, questa volta gran parata, bella parata, poi ancora Celtic che prova, ma di fatto. Gol, gol del Celtic che si porta sul 4-2 dimezzando lo svantaggio con il numero 6 Marco Bologna, 4-2. Bella, pescato benissimo, copertura spettacolare di Cianfanelli, doppia parata ottima questa che tiene la sua squadra in partita. Offensiva, tentano l'assist per Lecic che giustamente applaude. 4-2 per il Manchester City, 14 minuti al termine, ma Celtic più che mai vivo e in partita, bisogna dire. Manchester City che è in attacco, di nuovo intervento prodigioso da parte di Cianfanelli, ennesima parata decisiva che tiene appunto in galla la sua squadra. Che... di prima, frettoloso Zito sull'errore di Cianfanelli. Tiene il Celtic in un primo momento, ma non poi. Dietro, dai, spazio, spazio. Lecic, attenzione, bene Gomiero che si libera per il tiro, lo scocca, potente però sul fondo. Lecic intercetta un pallone sbagliato del Manchester ma non capitalizza. Ci mette i guantoni Ledda.
in mezzo. Bene Celtic che si può portare sul 5-3 e si porta sul 5-3. Imbucato bene da Fabrizio Fonte, segna Marco Bologna per la sua doppietta personale, 5-3. Meritato, il Celtic ha giocato un buon secondo tempo, non meritava di essere 3 gol sotto.